Sanremo, grazie per la vostra presenza e darei senz'altro avvio alla presentazione del Festival Internazionale di Poesia di Milano che si svolgerà dal 10 al 12 maggio. Colgo l'occasione per portarvi i saluti del sindaco Sara, naturalmente di tutta l'amministrazione, per questo progetto che ormai si è ben radicato all'interno della città e di fatto ha saputo, credo, raccogliere l'attenzione e l'interesse non soltanto di coloro che hanno una passione specifica per i linguaggi della poesia, ma anche per coloro che si avvicinano alla poesia, magari anche per la prima volta nella loro occasione, e trovano la possibilità di incontrare la parola poetica viva e, come si può dire, incarnata proprio nella sua fisicità, una straordinaria occasione, opportunità di incontro e di passione. Quest'anno il programma ha delle leggere differenze a partire dal luogo in cui si svolge rispetto alle precedenti edizioni, ma credo che questo non cambi in nessun modo l'approccio, sempre di grande apertura e anche di grande incrocio e intreccio di linguaggi e di esperienze che ha caratterizzato negli anni l'iniziativa. Anche la sua straordinaria continuità temporale, cioè il fatto di collocarsi come una sorta di vera e propria maratona che davvero per tutte le giornate di programmazione accompagna appunto in un orario e in una successione molto serrata una caratteristica fondante dell'identità stessa del festival che in questi anni ha avuto, come si può dire, la possibilità anche di realizzare una forte identificazione con ciò che questo festival rappresenta appunto per la città. Dicevo degli incroci e degli intrecci internazionali. In questo, questo festival ha una caratteristica, cioè quella di riuscire a identificarsi fortemente nel territorio in cui opera, e in questo caso credo che la accoppiata in un certo senso tra la Fornace e la vicinissima Via Gola sarà un elemento di straordinario interesse anche per capire come la cultura può in certi casi essere una straordinaria, una straordinaria cerniera di territorio laddove appunto si fronteggiano situazioni complesse e delicate come quella appunto di Via Gola. Ma dall'altro lo sguardo è davvero uno sguardo estremamente internazionale che fa sì che confluiscano a Milano voci di esperienze provenienti da culture e da lingue molto diverse. E credo che non esista nessun'altra espressione artistica dove l'identità forte appunto tra lingua, linguaggio e espressione appunto stessa della, della disciplina abbia una così importante continuità come appunto nella, nella poesia. Vorrei chiudere questa mia brevissima introduzione con due sottolineature e poi naturalmente lascio la parola a Milton in maniera tale che possa raccontare il programma e condividere la sua costruzione. La prima sottolineatura che volevo fare è che anche in questa edizione si riscontra, almeno io ho riscontrato per il racconto appunto che mi è stato fatto, la capacità che la poesia ha anche di esprimere testimonianza civile ed etica del tempo contemporaneo che si vive e in certi casi dare vita e dare corpo alla consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di alcuni temi che appunto non sono magari temi universali come quelli che siamo abituati ad associare alla poesia, ma al contrario assumono una dimensione universale proprio perché la loro concretezza quotidiana sono temi di grande urgenza e penso per esempio al riferimento a Giulio Regeni che è fatto nel programma che mi sembra molto importante e significativo. La seconda sottolineatura è relativamente a come la poesia, per come viene interpretata in questi festival, almeno per come io leggo il modo in cui questo festival si costruisce, ha una straordinaria vocazione multidisciplinare, cioè ha la possibilità di essere aperta a contaminazioni, intrecci con altre forme di espressione artistica che rendano poi di fatto la poesia estremamente permeabile a incontri con altre discipline e con altri artisti, perché anche questo sarà un elemento che verrà in un certo senso evidenziato nel corso della programmazione. La grande, come si può dire, articolazione del programma prevede un'alternanza tra voci molto diverse tra loro, ma anche con alcuni testimoni di straordinaria importanza e autorevolezza, e questo credo che sia un merito anche di reputazione che nel corso del tempo il festival ha saputo costruire. Io ringrazio per l'attenzione e preferirei ora lasciare la parola a Milton Fernandez per l'illustrazione di questa edizione del Festival Internazionale di Poesia. Ringraziamo molto per il lavoro
svolto con grande passione dietro un progetto che di fatto ha un significato sempre crescente per la città di Milano. Grazie Assessore per queste parole. Credo sia la quarta volta che ci troviamo qui, questa è la quarta edizione, credo sia la quarta volta che ci troviamo qui a dare il calcio d'inizio a questa iniziativa. E mi fa sempre enorme piacere vedere molti di quelli che sono protagonisti di questa avventura, perché come sapete questo festival è fatto dallo sforzo congiunto, da una sorta di abbraccio collettivo che da diversi anni ci stiamo dando, in qualche modo incamminati su una stessa direzione, che è quella di dire creiamo, perché poesia poi è questo, creazione, congiunzione di linguaggi, rappresentazione del reale, di quello che la società in cui viviamo esprime e anche di quello che vorremmo che esprimesse. In questo senso, come diceva l'assessore, siamo da sempre molto, molto protesi alle contaminazioni. Parliamo di poesia, parlando di poesia orale, scritta, musicata, poesia del corpo, poesia delle voci, poesia dell'incontro delle idee, che è una sorta di... ho stoccato una parola, sto cercando di stoccarla, però passerete, una parola che non esiste in italiano, conversatorio, ma che credo si capisce, il conversatorio dei poeti, il conversatorio degli scrittori. E ne abbiamo diversi di questi conversatori, dove si incrociano idee, che poi in definitiva durante l'anno, perché poi il festival è in qualche modo un seminario, qualcosa che lancia dei temi che durante l'anno continueremo a sviluppare. Uno di questi, per esempio, di questi conversatori, lo abbiamo chiamato letteratura e identità, ed è l'incontro di diversi scrittori, poeti, siriani, libanesi, armeni, latinoamericani, che si incontrano a parlare della propria identità di scrittore, che provengono da altre lingue e da altre esperienze, ma che si trovano uniti, ci troviamo uniti in questo passepartout universale per noi che viviamo in questa città mondo, che è la lingua italiana, che ci permette di trasmetterci le nostre idee da ovunque, da qualsiasi posto procediamo. Questa lingua italiana è il congiungimento ideale nel quale ci troviamo a condividere idee, poesie, arte, tutto quello che è. Volevo dire, tornando a prima, di solito sono io che mi trovo seduto qui, però dovete capire, e lo sapete perché molti di voi ci seguite da anni, questo è un insieme di volontà tra chi partecipa e chi organizza. Vorrei chiamare, sedersi qui, Cristiana Zamparo, che è la organizzatrice, io sono soltanto il direttore artistico, e credetemi, non c'è nulla di più prescindibile di un direttore artistico, chi fa il vero lavoro e chi ci lavora dietro. Organizzazione, avrei voluto ci fosse, ma vista l'ora è impossibile, Anna Chiello, che si occupa di tutta la parte online, che è un lavoro meraviglioso fatto insieme con l'ufficio stampa, Martina, che è un'altra, insomma c'è un insieme di persone che da diversi anni rubano il tempo, il proprio tempo, per lavorare per questo in cui credono. Credo che questo sia la nostra miglior, come dire, il miglior raggiungimento di un ideale, e continueremo a farlo, anche se io non ci sarò, spero prima o poi, perché ci sarà qualcuno che lo farà meglio di me, ma il festival continuerà ad esserci. Volevo dire, molto spesso ci chiedono i giornalisti qual è la figura di spicco quest'anno. Ecco, per me ce ne sono diversi. C'è Aidan che arriva dall'Australia, c'è Nega Lucas che arriva dal Brasile, ci sono poeti che arrivano da ogni parte del mondo, ma per me i poeti o comunque i personaggi di spicco in questa edizione sono gli studenti. Qua ce ne sono alcuni, del liceo Pasolini di Lambrate, con il quale ho avuto il privilegio di fare un incontro e che attraverso la professoressa Rosana Bartolo stanno conducendo un bellissimo progetto di traduzione poetica, pensate. Loro sono un liceo di diritto linguistico e poi turistico.
Abbiamo creato, li ho messi in contatto con quattro poeti del mondo, una poetessa di lingua spagnola, una francese, un inglese e una tedesca, e loro stanno facendo traduzioni. Poi si ritroveranno con questi, si troveranno con questi poeti attraverso Skype, in un incontro di un'ora dove potranno scambiarsi delle idee e potranno parlare delle difficoltà della traduzione che loro cominciano ad affrontare. E io questo lo trovo veramente, per me, stimolante al massimo, perché veramente ho trovato in questi ragazzi una carica creativa che molto spesso passa, insomma, viene nascosta, si parla insomma in modo superficiale, e questi ragazzi si meritano un maggior rispetto e una maggior stima per quello che fanno. C'è anche un gruppo che viene da Torino, gli studenti dell'Istituto Umberto I di Torino, che hanno fatto un lavoro bellissimo l'anno scorso, hanno scritto e partecipano a quell'antologia di Surra Geni che abbiamo pubblicato e che presenteremo sabato 11, e hanno scritto delle cose meravigliose e vengono a raccontarci il lavoro che fanno sulla poesia. Ci sono alcuni elementi come per esempio Poetry for Food, qui abbiamo ceduto all'inglese, anche se di solito, perché insomma ci sono elementi che suonano in un certo modo, più fonici. Poetry for Food è semplicemente, l'abbiamo messo in atto alla cascina Nessutello una notte che abbiamo fatto un evento, e lo replichiamo qui. Semplicemente chiediamo alle persone che partecipano al festival, il festival è gratuito, l'abbiamo detto sempre, ma chiediamo di portare come biglietto d'ingresso una cosa, per esempio un barattolino di tonno, un pacco di pasta, un dentifricio, che verrà devoluto all'associazione Ronda della Carità, che da diversi anni, poi se i giornalisti li vogliono avere più informazioni, che da diversi anni offre dei pasti e non soltanto. Loro scrivono: non si vive per strada per scelta, ma ci si arriva per solitudine, quando ci si ammala, si perde il lavoro, quando si soffre per la fine di un matrimonio, per un lutto, quando un insieme di circostanze fa perdere le certezze date per scontate. E a me questo incontro tra la poesia e un'azione reale, concreta, da cui a me piace molto, perché di solito ci perdiamo in un dialogo con noi stessi o con il nostro stesso ombelico, invece questo è toccare con mano la realtà, come lo è il lavoro su Regeni, che è un lavoro di denuncia, come lo è stato per tutto un anno, qua ci sono alcuni dei poeti che hanno partecipato, una rotta che abbiamo fatto ogni giovedì, per tutto l'anno, da luglio a dicembre l'abbiamo fatto, ogni giovedì, con qualsiasi clima, ci siamo trovati in Piazza Duomo. A volte eravamo in tanti, a volte un po' meno, ma eravamo ogni giovedì. In qualche modo seguendo le linee delle madri di Plaza de Mayo, che un certo giorno in Argentina decisero di chiedere per i figli dei desaparecidos e cominciarono a girare all'incontrario, come volendo riandare il tempo passato fino a tornare al giorno in cui quei figli erano con loro. In questo caso c'era ogni tanto un poeta che andava in centro e recitava una poesia. Questo l'abbiamo fatto perché un giorno, in questo gruppo che abbiamo chiamato la Congiura dei Poeti, prendendo il nome da Tiziano Terzani, è nata l'incredulità provocata dal dolore dell'ennesimo naufragio in mare. E quello che noi volevamo è che questa memoria costante non si perdesse. Questo si chiamò la memoria del presente. E nacque una poesia collettiva che reciteremo in un flash mob che faremo sulla Darsena durante il festival. Prima l'assessore accennava il fatto di essere in questo posto, l'ex Fornace, se qualcuno lo conosce, venite a conoscerlo, perché è un posto meraviglioso, sulla Villa Varese. Ed è in qualche modo simbolico, perché è una sorta di spartiacque. Se uno esce dalla Fornace, a sinistra si va verso il centro, verso la Movida, la Larsena, insomma, della vita, la creatività, se si riesce a destra, in qualche modo, di agora, sembra di andare un po' da interferire. E con un'associazione che lavora da poco tempo lì, si chiama Occupiamo, di agora, abbiamo creato una occupazione poetica di agora per il mondo, nel quale ci saranno di tutto manifestazioni visive, occuperemo impastature abbandonate del comune di Fisico, ci saranno
La stessa cosa succederà con una vasigliata dedicata ad Alberini, attraverso il cortile della casa dove veramente visse Alberini gli ultimi anni della sua vita, sarà condotta da Salvino Sagone, se qualcuno vuole partecipare, e sarà anche lì alternata da poesie e ricordi dei luoghi e di come Alta raccontava la sua Milano. Per un progetto che abbiamo chiamato, se qualcuno vuole fare una domanda così mi interrompete, non voglio annoiarvi, fatela pure. Per un progetto che abbiamo chiamato Milano da leggere, e l'istituto, i ragazzi sempre dell'Istituto Pasolini, dell'indirizzo turistico, faranno una passeggiata leggendo la colonna infame, partendo dalle colonne di San Lorenzo, anzi dalla casa di Giacomo Mora, dove veramente c'è stata la colonna infame, raccontando la storia, che è storia di questa città, e andando nei luoghi per finire, che dove veramente si svolse parte di questa storia, per finire in Piazza Vetra, nella zona dei Patiboli, dove è stato giustiziato Mora e gli altri. E ci sarà anche un lavoro sulle streghe, portate avanti da Salvino e da un gruppo fantastico di donne che racconteranno, perché Piazza Vetra, noi oggi la vediamo come centro vitale di una città moderna, ma Piazza Vetra era la zona dei mattatori, c'era la zona dove si diceva c'era una puzza terribile, sicuramente una energia molto, molto, molto forte, e dove si bruciavano le streghe in un certo periodo della storia. Sapete che le streghe di solito erano donne, quelle che venivano chiamate streghe, erano donne eccezionali, che la nostra capacità da uomini ha mandato al rogo molto spesso nella nostra storia, la nostra incapacità di capire quella eccezionalità, prima etichettandole come streghe e poi mandandole al rogo perché erano pericolose per la nostra supremazia. Cosa mi resta dirvi? Per poi il programma lo guarderete. Abbiamo fatto una iniziativa. Tante volte noi lanciamo dei sassi o delle bottiglie al mare a vedere che succede. Qualche anno fa, per via di una cosa che avevo visto io in Sud America per strada, c'era un signore che si metteva seduto su una sedia, con una sedia davanti, e credo che lo faccia ancora, con un cartello che diceva si ascoltano storie d'amore gratis. L'ho proposto a Salvino e mi ricordo che mi ha detto vediamo, non si siederà nessuno perché chi vuole che si sieda davanti a uno sconosciuto a raccontarsi storie d'amore. E in un certo momento io stavo presentando un evento in sala e vedo Salvino dalla porta che mi dice Milton, 15 persone in un'ora si erano seduti lì per raccontare le proprie storie d'amore. È arrivata la BBC poi a fargli un'intervista e lui ha partecipato a diversi programmi televisivi perché questo. E da allora è il nostro must. Ogni anno ci deve essere anzi, se avete delle storie d'amore da raccontare. Ma abbiamo fatto questo, che è stato lanciato, l'abbiamo lanciato adesso e lo lanceremo anche in altri, perché gli amici poi li portano, che abbiamo chiamato Caffè, Brioche e Poesie. Praticamente coinvolgiamo dei bar per la durata di quei 3 giorni a regalare a chi prende il caffè e la brioche una poesia che forniamo noi. Abbiamo fatto un'enorme scelta di poesie brevi e quelli che i bar che aderiscono mettono il cartello e noi poi faremo un elenco di tutti i bar che hanno aderito a Milano e dintorni. È un modo, come dire, di coinvolgere in un modo, come dire, leggero le persone che molto spesso restano colpite dalla forza, perché sono poesie brevi che noi arrotoliamo e vengono messi insieme allo zucchero, della forza prevalente della poesia e a volte disarmate in poche scelte in frasi. Abbiamo creato alcuni gemellaggi, pensate che attraverso un incontro che abbiamo fatto con una poetessa boliviana che vive a Losanna, siamo arrivati ci ha dato una notizia praticamente a Ostuni, in Puglia. Voi sapete che Milano si dice che sia la città più pugliese d'Italia a livello di popolazione, e se non lo è lo sta diventando.
Ecco, siamo gemellati con la casa della poesia di Ostuni, quindi a settembre andrò io a raccontare quello che è stato il nostro festival e non racconteremo quello che è la casa della poesia di Ostuni. E poi vabbè, adesso mi fermo, credo di aver detto più o meno le cose, poi il resto lo vedrete sul programma, ma c'è un progetto che è nato in questi giorni e che ho tutta l'intenzione di portare avanti, sempre con l'aiuto di alcuni amici come Salvino, è creato da una riflessione. In Italia si dice che si scrivono più libri di quanto si leggono, si scrive di più di quanto si legge. Si pubblica moltissimo anche. Pare che si pubblicano circa 70.000 titoli all'anno, per un totale di 1,5 milioni di libri più o meno pubblicati. A queste statistiche mancano i libri pubblicati via internet, autopubblicati, ma che hanno un comune denominatore, il fatto che sono fatti di carta. Ora, la carta vuol dire alberi, e io credo che noi dovremmo prendere coscienza del fatto che ogni volta che facciamo qualcosa anche creativa, stiamo in qualche modo modificando la natura della quale facciamo parte. E allora, come modo di, in qualche modo di, non so, di compensare questa nostra incursione nella distruzione, la proposta è quella di invitare gli scrittori, i poeti a piantare un albero ogni volta che pubblicano un libro. Noi siamo una casa editrice e in qualche modo lo imporremo, lo proporremo ai nostri scrittori. Se vogliono pubblicare con noi, devono piantare un albero. Un albero che, così come fa l'autore col proprio libro, va curato, qui non è lasciato lì, deve essere curato, deve essere. E in qualche modo arrivare, adesso stiamo lavorando, ho chiesto un incontro con l'assessore Maran di Parchi Esardini, ma forse disturberò anche l'assessore. Cercheremo un posto, non vuol dire che sarà subito, dove poter creare questo incontro degli scrittori, in modo di invitare anche quelli fuori di Milano a venire a piantare un albero e creare quello che ci piacerebbe chiamare il bosco dei poeti. Posto dove creare uno spazio che sia anche poetico, dove poter andare poi a fare degli incontri, presentare i libri e curare quello che abbiamo iniziato. Quindi non si tratta soltanto di piantarli, ma di seguirlo, di continuare, con l'aiuto di tutti quelli che vorranno farlo. Queste sono un po' le nostre intenzioni. Mi scuso se vi ho annoiato. Se ci sono delle domande, risponderemo molto volentieri. Forse Cristiana vuole dire qualcosa? Ma in realtà mi fanno sempre parlare per l'ultima e dicono sempre tutto meglio di me. Quindi, diciamo che io dico solo una cosa, riguarda il titolo, che non è stata detta. Il titolo di questa edizione è Il gioco del mondo. Il gioco del mondo campana settimana è quel gioco che si gioca con Sassolino con un gessetto, cioè si deve disegnare un gessetto sul marciapiede, poi si tira Sassolino e si salta. Allora, questo titolo malauguratamente è stato scelto anche dal Salone del Libro di Torino quest'anno, però ci tengo a dire che il nostro titolo è uscito prima del libro. Vabbè, non sono grandi, noi siamo piccoli, però noi saremmo fatti molto con il cuore, anche perché per noi il gioco del mondo simbolicamente è molto importante. Vabbè, la casa editrice è benedito, si chiama La Giulia, cioè il gioco del mondo, quindi insomma abbiamo un legame forte. Però chiuderei questo, leggendo in un minuto quello che Cortázar dice del gioco del mondo. Cortázar ha scritto un libro che si intitola Gioco del mondo, La Giulia. Giulio Cortázar, scrittore argentino, lo conoscerete, immagino. Vabbè, se no guarderanno su internet. Questo è quello che vi leggerò, è proprio lo spirito che sta dietro il nostro festival, tra tutte le altre cose che sono state evidenziate. La Rajuela, il gioco del mondo, si gioca con un sassolino che bisogna spingere con la punta della scarpa. Ingredienti, un marciapiede, un sassolino e un bel gessetto fatto, e un bel disegno fatto col gessetto, preferibilmente a colori. In alto sta il cielo e sotto sta la terra. È molto difficile arrivare con il sassolino al cielo, quasi sempre si fanno male i calcoli e il sassolino esce dal disegno. Poco a poco, nonostante tutto, si comincia ad acquisire la necessaria abilità per salvare le sue cadelle. E un giorno
uscire dalla terra e a far salire il sassolino fino al cielo, fino a entrare nel cielo. Il brutto è che proprio a quel punto, quando quasi nessuno ha ancora imparato a far risalire il sassolino fino al cielo, finisce di colpo l'infanzia e si casca nei romanzi, nell'angoscia dei due soldi, nella speculazione di un altro cielo al quale bisogna comunque imparare ad arrivare. E siccome si è uscito dall'infanzia, ci si dimentica che per arrivare al cielo si ha bisogno di questi ingredienti, un sassolino e la punta di una scarpa. Io direi anche un festival della lettura, di poesia una volta ogni tanto.